Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Nel Padre nostro, la preghiera che Gesù ci ha insegnato, proprio al centro di questa preghiera, noi facciamo al Padre una richiesta, forse la più concreta delle preghiere che possiamo rivolgergli. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Evidentemente dietro a questa richiesta c'è innanzitutto il pensiero al cibo di ogni giorno, soprattutto pensando a chi ancora oggi nel 2021 non riesce ad avere un accesso dignitoso e garantito al pane di ogni giorno. Però dietro questa richiesta c'è anche molto di più, tanto più se pensiamo che Gesù ha proprio scelto il segno del pane per dire se stesso. Io sono il pane della vita, ci dice nel Vangelo di questa domenica, e ha fatto del pane il sacramento della sua presenza in mezzo a noi. Quindi dietro la richiesta del pane quotidiano, c'è la richiesta al Padre di tutto ciò che ci fa vivere, di ciò che ci mantiene in vita, non solo del cibo. Allora in questa domenica, pregando il Padre nostro, quando diremo dacci oggi il nostro pane quotidiano, ciascuno di noi pensi, questo pane cos'è per me? Cos'è che mi mantiene ancora oggi in vita? Per qualcuno sarà una buona relazione da riallacciare, l'amicizia da coltivare, tempo da trascorrere maggiormente in famiglia, una buona lettura magari a cui dedicarsi in questo tempo estivo perché ci nutra e nutra la nostra interiorità. Allora, chiedendo il pane che non passa, quello per la vita eterna in questa domenica, non chiudiamo comunque gli occhi alle necessità dei fratelli e continuiamo ad avere fede in Gesù che ha detto che Lui non solo è il pane della vita, ma è la nostra stessa vita. Buona domenica!